Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Parasite Eve 2. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati e direi che siamo prontissimi per continuare con la nostra avventura. Il nostro obiettivo attuale è quello di ritornare indietro ed entrare in una porta dove c'è stava scritto a caratteri cubitali divieto d'accesso, vietato entrare, ma noi ovviamente ce ne sbattiamo le palle e ci entriamo comunque, anche perché è l'unica zona rimasta disponibile nella mappa, almeno per il momento, nella quale possiamo fare roba. Non ci stanno altre zone disponibili, le altre sono chiuse a chiave e non ci stanno nemmeno mostri. Quello che potremmo però effettivamente fare magari è sostituire il nostro rifle con il patrai, così giusto per mostrarvelo. Lo so, può sembrare più debole, anche solamente 3 colpi in canna, ma vi assicuro che è una belva. È uno shotgun e dalla distanza ravvicinata, beh, i suoi danni li fa. Quindi continuiamo da questa parte ed entriamo in questa porta. Non mi va di ispezionare nuovamente il pozzo, che non si sa mai escono altri pipistrelli. Insomma, con lo shotgun colpire pipistrelli non è propriamente il top. Siamo nella zona dove non dovevamo entrare e qua c'è un tavolino da disegno con tante gomme sopra. Ok. Mentre qua abbiamo un control panel che possiamo anche esaminare. Pannello di comando, ok. E controlliamo anche questo, non c'è corrente, vabbè, c'è sta corrente, non può funzionare, quindi dobbiamo prima riattivare la corrente. Qui abbiamo una macchina, sull'elevatore c'è una sedan senza gomme, e oserei dire che è pure ridotta abbastanza male, sembra abbastanza ruggini da sta macchina. Qui abbiamo una porta che onestamente non ricordo dove porta la porta, che strano, non si apre, va bene, meglio così, una zona in meno da esplorare almeno per il momento. E qui ci sono sistemati dei pezzi di ricambio. Beh, è un'officina. Ci sta che ci siano dei pezzi. Ho sentito un rumore. Ci sarà qualcuno di là? Oppure la sua immaginazione, come per le altre zone. Non si vede bene. Ma non c'è nessuno, infatti. È buio, non si vede bene. Sì, l'abbiamo capito. Potresti attivare la corrente? La leva è giù. Alzala. Ho alzato la leva. Brava. La leva è su. Intelligentissima, niente da dire. Beh, è un passo avanti, non riuscivo a premere il tastino dell'ascensore e qui ha premuto addirittura, alzato, non premuto, ha alzato addirittura una leva. E qua, ovviamente, si è riattivata la corrente, quindi premiamo il pulsantino, controlla, si è acceso, a posto. Up, premi. Alziamo la macchina, mo la giriamo. No down, no, no, non giù, non giù. Gira. No, ATM, oddio. Premi. Gira la macchina e ritorniamo alla macchina. Effettivamente forse devo scendere, sì. Credo di dover scendere la macchina. Scendiamo anche la macchina. Usciamo dal pannello di controllo, riandiamo nella zona dell'auto dove, ricontrollando la macchina nel cofano se non erro, c'è stava qualcosa da raccattare, che sono degli shot shell, quindi prendi, ok, andiamoli anche a controllare. R-Slug, proiettili calibro 12 per rifle, traiettoria stabile, un pallettone, si possono applicare al patrè SP12 a S12. Noi abbiamo il patrè, quindi li possiamo ovviamente equipaggiare. Sono più forti del Buckshot e ne abbiamo 10 unità, quindi per il momento li conserviamo. Qui, da questa parte, invece, ci dovrebbe stare un altro ingresso, un'altra porticina. Il cancello è chiuso, c'è un chiavistello, lo tolgo. Ok. E adesso, una volta che abbiamo tolto il chiavistello, possiamo ritornare in questa zona e rigirare la macchina. Quindi up e dai, eh. Gira e appoggiamola anche a terra, dai. Una volta fatto ciò, abbiamo noi aperto l'altro ingresso, quello che sta qua sotto, che prima era ovviamente chiuso. E non potevamo accedere a quest'altra zona. Qui ci sta un altro interruttore. Che pulsante sarà? C'è sta una saracinesca? Credo sia il pulsante della saracinesca. È accanto. C'è anche scritto sopra.
La serratura si è aperta. Ok, apriamo. Che poi, oddio, la serratura si è aperta. Non è che era quella della porta dall'altra parte? Magari? Troppo tardi per scoprirlo? Siamo andati avanti? Chi è là? Cosa stai cercando qui? Non spari! Sono dell'FBI! Non muoverti! Da quando in qua l'FBI entra senza permesso? Da quando ci stanno dei mostri? Sembri quasi umana, ma non mi sembri di certo un agente. Non sono una di quelle creature. Le mostro il mio distintivo, ok? Vediamo. Mist? Sì, sono del Mist. Un corpo top secret che si occupa delle creature. C'è qualcuno con te? Sono sola. Chiedi rinforzi e ti mandano questa ragazzina. Ma che diavolo hai in mente l'FBI? Guardi che la sto sentendo. Ci sono creature nei dintorni? Bizzeffe. E gli altri abitanti? Sono le creature, alcuni morti, gli altri fuggiti. Del resto c'erano quattro gatti. Mi racconti tutto? È una storia lunga, ne parliamo dopo. Ora devo ispezionare il paese. Vengo con lei. Meglio di no. Ho messo trappole dappertutto. Ma devi essere stanca. Uso pure il motel. Chiave della stanza numero 6. Ok. Scusa, non mi sono presentato. Mi chiamo Douglas. Faccio lo sfasciacarozze. Hai Abrea, piacere. E utilizzo un fucile. Grosso, molto grosso. Aia, ti fa male qualcosa? Ho già sentito questo nome. Ma non credo, è giapponese, mia madre è nata lì. Davvero? Che fa, non mi crede? Posso prendere il fucile? Fucile da caccia come questo che è più grande dello shotgun. Usa la stanza al primo piano. Vai, non ti preoccupare. Il padrone è scappato e mi ha chiesto di occuparmene. Ok. Il padrone del motel si è dato. Ti piace il mio camion? Detta così suona malissimo, glielo dico. Così suona davvero male. Allora, qua possiamo accedere a qualche altra zona? Sembra di no. Cioè, oddio, c'è sta un'altra porta, però qua non si esce. Una controllata in giro. Pinze, martello, cacciaviti, chiavi e trapano. Ci sono vani arnesi. Non dovrei toccarli, sono di Douglas. Sì, perché giustamente noi dell'FBI non possiamo toccare robe. Qua c'è una porta. Se sembra una porta. In realtà no? No, ok. La scrivania è in disordine, fogli nell'inventario sparsi. Va bene. Noi ce ne può fregare nulla. Un recipiente di plastica, ma sembra un colabrodo inutilizzabile. Ma mi scusi, ma qualcosa di funzionante in questa officina ce l'ha? Allora, qua abbiamo un'altra porta. Mo vediamo anche dove porta. Però qui c'è qualcosa? Non saprei, non posso controllare, quindi direi di no. Dovremmo tornare indietro. Ma io da qua posso proseguire? Dove vai? Il motel non è di là. Ok, mi scusi. Che cos'è? Va bene, volevo semplicemente esplorare un pochettino la città, non posso? Esploriamo più in là. A questo punto fatemi controllare se per caso non avevo sbloccato quella porta, perché mi ricordo ora tutto del gioco come si sbloccano le robe. Attenzione, sicuramente la sbloccheremo, ma che strano, non si apre. Ok, no, era proprio il pulsante della sala cinesca, ho ragione io, è un po' stupida. Ma mi ha fatto confondere un attimino, chissà che cosa ho sbloccato, chi lo sa. Ora, non so se mi conveniva mettere il patrè in questa zona. Però ormai l'abbiamo equipaggiato e faccio, lo ritolgo e no, dai, lasciamo il padre. Dobbiamo comunque tornare indietro e qua non c'è sta nient'altro, quindi i mostri stanno solamente da quella parte.
Cioè, neanche bisogno che vi velocizzi sta parte. Dobbiamo andare al motel. Al massimo velocizzo qualche piccola zona. Mo vediamo, mo vediamo. Chi dobbiamo affrontare? Intanto vi mostro il padre. So che stavano qua. Ma stavano qua? Sì che stavano qua. Lo stanno? Aspe! Infatti. Scorpioni. Scorpioni. No, no cazzo miri. Aia, no cazzo miri. Aia, 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 aia. Qua pungono. Pungono tantissimo sti cosi. Vedi? Vedi che forte il padre è? Soprattutto contro gli scorpioni, è devastante. Carica. Fortunatamente sono lenti. Che noi a ricaricare però siamo lenti, eh? Lo state? Sparo? Presi? Risparo? Andata? Ancora no? Mo sì? A posto? Ce ne sta ancora qualcun altro, credo. E muori? Ancora non muori? Ah, ma sta lontanissimo. Allora ci credo che non gli facciamo danno. 52 di critico. Critico, insomma, è danno normale. Non so se era un critico. Abbiamo ottenuto un antidoto. E va bene così. Il padre è davvero devastante. Mo fatemi controllare. Room 1. E poi noi dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi sì, c'è sta qualcosa. Nella stanzetta qua. Entriamo qua dentro. Staranno qua? Oddio! Un flash! Ti prego dimmi di no. Infatti, ricordavo benissimo. Sono bruttissimi sti cosi. Fanno impressionissima. Ed esplodono male. Quindi, da distanza. E fammi attenzione. Cioè fanno parecchio danno se ci beccano. Quindi mira, spara. A posto. Cioè easy. Non so difficili da buttare giù questi. Però ai livelli alti te sciottano. Scatoletta. E posso vedere cos'è? Lampo. Oggetto di autodifeso se getta causa cecità al nemico. Butta. Ci serve, non ci serve. Ci occupiamo l'inventario per nulla. Oddio. Prendendo tutti questi oggetti si potrebbe anche aumentare il punteggio finale, ma... Sti cazzi, su. Sti cazzi. Procediamo da questa parte e continuiamo ad eliminare mostri su mostri. Qua forse ci stanno altri scorpioni, no, c'è sta lui. Che, per come è messo, ci avviciniamo un altro po', un paio di colpi lo sciottiamo pure. No, cazzo! contro di questi forse... Oddio... Oh, sono due? Bene, io non ho nemmeno... No, no, no. E via. Siamo in un corridoio strettissimo. Strettissimo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, qua ci serve rifle, dai. Ci serve rifle. E siamo morti, siamo decisamente morti. Siamo decisamente morti, mortissimi. Posso... utilizzare qualcosa per recuperare Restituente 2, sì, vai. Posto. E giustamente preso in pieno. Questi li odio. Li odio malissimo. Non vedo niente. Non vedo niente. Vai di palla d'infuocata. Morti? Cazzo se ci hanno devastato l'anima. A posto. A posto. Dai. Diamoci una curatina così. Devo potenziare assolutamente sta magia. Vai, vai, utilizzane un'altra. Ok. Andiamo a cambiare, rimettiamo il padre. Vai di padre. Ok. Fatemi ricontrollare a zona. Beh, c'è sta signori, attanto. Non c'è gioco ed eravamo in una zona strettissima. Non c'è sta più nessuno? Ma seriamente? Solamente sti mostri? Peccato. Vabbè, allora saliamo su e andiamo nella stanza numero 6. Non c'è sta più nessuno relativo. Sopra c'è altra gente. E sono sempre quei cazzo di cavalloni, quindi mi sa che per il momento è molto meglio i rifle. So uno? So due? So 40? Ah no, non so. Vabbè, allora...
Sto cambiando arma 20.000 volte. Però il bankshot forse è meglio contro questi. Possiamo beccarlo? Ok. So due. E so tosti, mi sa. E... vai così. Ok. E mo mettiamo pure il rifle, mi sa che a caricare. E abbiamo il rifle pieno. E ce lo eliminiamo senza che ci faccia ulteriore danno. E qua, insomma, ci hanno distrutto malissimo. Un altro? Ma siete tanti. Davvero tanti. Morto? Ok. Ancora? Abbiamo finito? Recuperiamo un po' di MP che ci servono. Abbiamo recuperato 9 MP. Buono. Siamo a 33 MP e 95 HP. Qua non c'è sta niente. La stanza numero 6, se non erro, è questa. Aperto con la chiave numero 6. Ok. Questa dovrebbe essere una zona tranquilla. Zona sicura. Zona di safe point, credo. Però ne sono sicurissimo. E darei anche un'occhiata in giro, sempre se non me impallo. C'è qualcosa qua? Lascio qui le mie cose. Oh, abbiamo un armadietto contenente due sedativi e 50 parabellum, non ci servono. E fra le robe che abbiamo qua, oddio, potrei lasciare l'idra. Quanti slot abbiamo nell'inventario? Non molti. L'antidoto non ci serve. Sposta. Togliamoci questi due antidoti. Integratore MP potrebbe andare bene. Idra, beh, guarda, mettilo. Mettili qua dentro. Per il resto teniamo tutto come sta. Magari ci equipaggiamo l'altro ricostituente. Ok, abbiamo due ricostituenti equipaggiati. Abbiamo l'armadietto qua a nostra disposizione. È un armadio, ma non ho vestiti. E lei va giustamente, va in giro senza portarsi degli abiti. Qui abbiamo anche un televisore che è un ultimo modello. Beh, oddio, Douglas mi ha dato la stanza migliore. Un po' burbero, ma mi sembra una brava persona. Ultimo modello. No, non siamo più abituati noi a questi modelli, mi sa. Il letto è fatto, ma ora non ho sonno. Pieno giorno, te credo che non c'hai sonno. Abbiamo anche un bagno, che è pulito. L'acqua, esce, meno male. Eccomi qua, dicono che dimostro 20 anni. La cosa non mi dispiace, ma se penso al perché, sono i miei mitocondri a volerlo. Loro cercano un fisico forte. Ho visto un film su un cavaliere medievale immortale. Non io, grazie. Sarò contenta di vivere una sola vita. Beh, oddio, essere immortali è probabilmente il top. C'è addirittura l'acqua calda! Vorrei tanto togliermi un po' di polvere di dosso, ok? Magari dopo? Per il momento c'è sta un telefono. Farei anche una salvatina. Un superstite? Bene, capisco. Stermina gli MNC rimasti. Cerca di scoprire la causa della loro ricomparsa. Salvare? Sì, diamo anche una salvatina, su via. E poi direi di farci anche una passeggiatina qua fuori, nel balcone. Una torre serbatoio. C'è qualcuno sopra! E questo, signori, è il motel più sicuro di sempre. Nei balconi, messi così, ci stanno le scale. C'è una scaletta! E che fai, non la scendi la scaletta? Scendi sì la scaletta. Ma ricordo se ci stanno dei mostri qua. Certo che ci stanno dei mostri, ma non so dove. Saranno scorpioni? Se sono scorpioni cambio arma. Che se non credo. Maledetti questi, li odio male. Salve.
No, maledetto. Credo sia caduto. E muori male. Ok. A posto. Damose perché se non sbaglio ne arrivano altri. Dovremmo fare una roba del tipo che attiviamo questo immediatamente. Dai, che cazzo. Cos'è? È collegata a recinto. Eva dice cancello, alza. Ed entriamo immediatamente dove si è aperta la porta, che sta praticamente dall'altra parte. Non so se ha tempo, quindi datte una mossa. Non ammazziamo nessuno, dobbiamo entrare là dentro. Aia, muoviti. Andare a zigzag. Cavallone. Schivalo. Schivalo. Non l'ha schivato. Preso in pieno. Fare giusto. Datte. Vai di qua. Preso anche questo, bravissima. Cammina. Ok, si è chiuso appena in tempo. E mo so cazzi amari. Perché quello che dobbiamo fare noi eventualmente è darci una curatina e iniziare a massacrare questi. Dai, sparagli. Cazzo. No, cazzo miri, dove cazzo miri? E niente, c'è stato il palo. Spara. Preso, preso, ci ha preso. Maledetto. Sparagli, dai. Ok, mira all'altro. Appena in tempo. E carica. Ok. Vabbè, adesso possiamo eliminarli in scioltezza. Senza troppi problemi. Fatto. Ci siamo riusciti. È stata più easy del previsto, dai. Modamose. Non so se ne arrivano ancora, ma modamose. No, non ne arrivano più. Abbiamo ottenuto 600 d'esperienza e 400 BP. Buono. Ricostituente 2 prendi, che ci serve. Siamo messi un po' manino. Quindi mi darei anche una curatina con heal. E... Oddio. Potrei anche migliorarla? Sicuramente voglio migliorare questo. Potenzia. Questo qua lo dobbiamo portare a livello 3. Non ci basta l'esperienza, ma appena è possibile lo miglioriamo. Portiamo questa a livello 3 e l'energia a livello 3, così stiamo parati e non abbiamo più bisogno di ricostituenti. Cioè li togliamo dall'inventario che ci occupano spazio. Procediamo da questa parte. A breve, signori, ci salutiamo. Mi dispiace. Volevo aiutarti, ma avevo paura di colpire te. Se. Mira di merda. Mi chiamo Cale Medigan. Con chi ho l'onore? Hi, Abrea. Sono dell'FBI. Roba seria. Qualcosa da obiettare? Quei cavalloni che ti hanno attaccata avevano una faccia quasi umana. Sono quei famosi MNC? Sì. Una specie molto strana. Quindi tu sei un hunter del Mist? Vedo che sei ben informato. Tu piuttosto, chi sei? Io? Un detective privato di Los Angeles. Sono venuto per controllare un rifugio che è da queste parti. Per strada ho incontrato un branco di quei cosi mostruosi che mi hanno distrutto la macchina. Sono venuto a piedi fin qui. Un detective privato? Così conciato? Beh, non si sa mai. E allora? Cosa c'è in questo rifugio? Questo rientra nel segreto professionale. Comunque, anch'io non ne so ancora molto. Mi pare che la cosa interessi a entrambi. Che ne dici co di collaborare? Anche no, va bene, niente. Io non volevo collaborare, ma loro sì. Se scopri qualcosa, fammelo sapere. Ok. Collaboriamo con gente a random.
Da qui si vede tutto il villaggio. Ed è un po' una merda, eh? Cioè, non c'è sta niente. Il motel, l'officina e un camper. E lo sfasciacarrozze. Un camion rosso dovrebbe essere là dentro. Ok. E qui abbiamo qualcosa? La leva dice cancello. Alziamo. Così ci riapriamo il cancello. Quindi ce la poteva attivare anche lui il cancello e non farci colpire malamente da quei cazzo di cavalloni. Ma chi se ne frega, no? Poteva anche mirare da qua sopra, tipo. Avrà avuto sui 40 anni. Credo che Douglas non se ne sia accorto. Prendi questa ATM, chiave dal cadavere. Sì, la prendiamo. Ricostituente 1, assolutamente sì, ce cioè servono. Poteva utilizzarla anche lei, un ricostituente. Restano solo pelle e ossa. È morto dissanguato. La puzza attira le mosche. Mi sento un po' simile in questo. Alle mosche? Che viene attirata dalla puzza in questo senso? Andiamo a vedere la chiave che abbiamo ottenuto. Chiave del cadavere. Chiave d'alluminio con incisa la scritta GR. Ok. Mi servirà per aprire una delle tante porte. Direi che possiamo ritornare indietro, anche se direi anche che per questo episodio possa anche essere tutto. Mi raccomando, signori, like e condivisioni per supportare serie e canale. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e unitevi anche al server Discord. Trovate il link in descrizione. Detto ciò, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ad un prossimo episodio di Parasite Eve 2. Alla prossima, ciao a tutti!